Bande che gira subito, si infila nello spazio Milito, riesce a guadagnare il pallone, Milito! Principe Milito! 1-0, sempre Milito, 13 gol nel campionato. Non sbaglia mai Fabio, non sbaglia mai. Qui ha sbagliato il Milan, perché era in anticipo su questa palla. Milito, quando vai poi sul fondo ad incrociare col sinistro sull'altro palo, partito sicuramente meglio l'Inter, aveva creato già un paio di occasioni, il palo di Sneijder, l'altra grande parata. Va Pandev! Pandev! 2-0! Il calcio è strano, doveva uscire, è rimasto in campo, ha fatto 2-0! E lo dice Mourinho, te l'ho detto che non lo dovevamo cambiare, te l'ho detto che doveva tirarla lui! Fabio l'ha cacciata benissimo, perché se tu guardi la barriera del Milan, si è anche avvicinata, quindi l'ha fatta passare sopra la barriera. Ancora 3 minuti di vita, calcio di rigore per il Milan con Ronaldinho. Giulio Cesar spegne la luce a San Siro. Grande, grande Giulio Cesar, la partita. Peckham, fallo di Cambiasso, si continua a giocare. Seedorf ancora, la palla dentro, Borriello non ci arriva, Giulio Cesar. Mamma mia che finale. Che partita Fabio, l'Inter finisce in 9 su un calcio di rigore che non c'era secondo me, perché è andato in protezione Lucio e Giulio Cesar ha negato il gol. 46 e 15, segna rigore, 3 minuti 11 contro 9. Clamorosa occasione buttata al vento da Ronaldinho. Calcio di rigore e giallo. Fallo netto. Questo mi chiaro con questa descrizione Fabio. Diego, Milito, 2-0. 1-2, pazzesco dell'Inter. Maicon, saltato Jan Kulowski che si fa saltare con troppa facilità, Milito ancora dentro. Maicon! Spettacolo puro Fabio, incredibile, Milan non c'è più. Stankovic, prova lui, Deja! Stankovic, 4-0. Gran gol anche questo di Stankovic. Dove l'ha messo Fabio? Dove l'ha messo? Non ho capito se salgono Lucio e Samuel, sale solo Samuel, attenzione. C'è solo Wally, Lucio rimane indietro perché si vuole tenere uno alto. Parte la rincorsa di Wesley, palla dentro, attenzione! Wally, il tiro, Milito, gol! E 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 gol! Il principe! Il principe! Il principe! Al minuto 14, Inter in vantaggio! La bella traiettoria, Samuel arriva tutto solo, non tira direttamente in porta perché non riesce a controllare a pieno la gara dell'abbraccio con Ivan Ramiro. E segna sempre lui, potremmo dirla in milanese. Rivediamo, posizione regolarissima di Walter Samuel, se lo dimenticano, poi il controllo e la palla diventa un assist, palla che arriva da dietro. Inter 1, Milan 0. Alvarez cerca il dai e vai con Milito, palla dentro per Ricchi, ancora per Milito, entra in area, atterrato, rigore, ammonizione per Abate, calcio di rigore, ammonizione per Abate, bello l'1-2, fa allontanare dall'area di rigore tutti quanti i Rizzoli, nessuno dei nostri è pronto ad andare a prendere un'eventuale respinta, ci sono solo giocatori rossoneri lì sul bordo dell'area. Fischia Rizzoli, parte Diego, tiro, e gol, 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 il principe, e sono 2-2, il principe, sono 2-2, ed è il 22esimo gol in stagione, in campionato per lui, 2-2, dai ragazzi, al minuto 7, il pareggio dell'Inter, con Diego Milito, doppietta per lui. Così come doppietta l'ha fatta Ibrahimovic, i due bomber del campionato italiano. Con Pazzini là, è proprio un tridente, vediamolo, Maicon pronto a mettere al centro, Pazzini di testa la gira con la mano destra, è rigore, è rigore, è rigore, è rigore, è rigore.
di testa la gira Pazzini, parata di Nesta, attenzione, prende la rincorsa al Principe. Rizzoli controlla la posizione fuori dall'area dei giocatori del Milan. Parte Diego, parte la rincorsa, il tiro, e gol, 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 e gol! Triplone! Diego Milito, 34, Inter in vantaggio per 3-2, forza ragazzi, 3-2 per noi, 15 da giocare, saluta il Principe, 23esimo gol in campionato per lui, Milito, e sì, tutto lo stadio lo urla. Forza dribbling, si deve girare, può appoggiare su Mike, il colosso controlla il pallone sulla destra, se ne può avanzare di gamba rapida con Discidio che lo affronta, attenzione Maicon, carica il destro, il tiro, e gol, 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 e sono 4-2. Che gol Maicon, che gol Maicon, mamma mia che gol, bellissimo il gol di Maicon, bellissimo, che sassata Maicon, che bomba, che spettacolo, 4-2, ammonizione per Maicon, e chi se ne frega, dice lui al minuto 43. Mamma mia che gol!